Vada. Buonasera a tutti, io sono Riccardo Pasqualin e vi ringrazio di essere venuti qui per la presentazione del mio libro Venezia Ispanica, spunti per un itinerario turistico. L'ho pubblicato con il Club Autori Indipendenti e saluto anche l'editore che non è potuto essere qui. Il libro in realtà è la riproposizione, ovviamente revisionata, riorganizzata in parte, di una tesi che io ho presentato per un master, l'ho discussa nel maggio del 2023. Una tesi di geografia turistica, era un master di tutela dei beni artistici e culturali e valorizzazione del patrimonio in senso turistico. È stata una bella avventura per me, un bel ricordo. Una scelta che ho fatto di formazione indirizzata verso un futuro lavorativo, insomma dei sogni che spero di raggiungere in un futuro non prossimo, cioè non troppo lontano, diciamo, e comunque è stata una bella esperienza anche lavorare per la stesura di questa tesi. Non si tratta di una guida turistica, si tratta di spunti, di idee per l'organizzazione di un itinerario turistico. Quindi sono una serie di racconti, potremmo dire. Io non ho scritto magari una guida come quelle che preparava Marcello Brusegan, però ho seguito un pochino il suo stile. Ecco, una narrazione che sia fatta di racconti, che sia fatta di luoghi, che sia fatta di storie, di vicende. Il mio studio è stato di impostazione interdisciplinare, multidisciplinare, quindi ho toccato le geografie, la geografia generale, la geografia economica, la geografia turistica, ovviamente la storia, ma anche la letteratura e la storia dell'arte. Allora, parlare di legami storici tra Venezia e la Spagna non è un compito facile. Nel senso che la mia sintesi ha dovuto riguardare perlomeno un arco di 5 secoli, anche uscendo un po' da questi confini. Cercare di riassumere questo percorso, però, è stato anche qualcosa di inedito. Io credo che nessuno avesse tentato un'operazione simile a quella che ho provato a fare io. E il mio augurio è che questi legami culturali che si sono sviluppati attraverso i secoli possano essere pienamente riscoperti e essere valorizzati. Noi tutti sappiamo che Venezia, oggi come oggi, è una città, ahi noi, a monocultura turistica, però perlomeno pensare a un turismo diverso, un turismo che non segua per forza il classico itinerario, insomma dalla stazione a Piazza San Marco, un turismo che valorizzi magari anche dei musei, dei luoghi che non sono propriamente, diciamo, battutissimi dalle grandi carovane di viaggiatori, riuscire un pochino a creare una dimensione più distribuita anche in altre zone non propriamente così valorizzate. Ecco, e che poi sia anche un turismo che riesca a coinvolgere in maniera diversa la popolazione, anziché impoverire il tessuto urbano, la speranza sarebbe quella di riuscire ad arricchirlo. Un turismo che può riguardare sia chi viene dalla penisola, che vuole conoscere la storia di Venezia, vuole conoscere la storia dei suoi legami con la Spagna, ma anche per gli spagnoli stessi, che visitando un'altra città lontano dal loro paese tornano a casa imparando qualcosa non solo su Venezia, ma anche sulla loro stessa storia nazionale. Questo era in sintesi il mio obiettivo. Allora, per far partire la narrazione, il nostro racconto sui legami storici tra Venezia e la Spagna, possiamo tornare molto indietro, possiamo tornare al Medioevo, quando la Spagna non è ancora legata a un'unica casa reale. Già nel 1351 Francesco Petrarca, che immagino come molti ricordino, è stato legato per un periodo al governo della Repubblica di Venezia, auspicava che i genovesi e i veneziani mettessero da parte le loro storiche rivalità, perché nel Mediterraneo stava crescendo una potenza catalano-aragonese che rischiava di essere molto, molto competitiva, non solo sul piano
commerciale, ma sul piano politico, non solo sul piano marittimo, ma anche dal punto di vista delle conquiste sulla terra. E in effetti, quello che poi hanno rivelato i secoli successivi è una espansione dei domini ispanici anche nella penisola italica, con una situazione in cui praticamente gli spagnoli si sono trovati padroni di buona parte del territorio dell'attuale Repubblica Italiana, insomma. Quindi sì, Petrarca ci aveva visto giusto, ma poi quelle che erano le sue speranze non sono andate in porto. Nel 400, alla fine del 400, Venezia è praticamente la potenza egemone, la potenza che veramente ha in mano più di tutte il controllo dei traffici tra il continente europeo e le vie della seta, le vie con l'Oriente. Parlare di un'unica via della seta è limitativo, erano più vie. E i veneziani erano proprio la cerniera che congiungeva questi due mondi. Era tutto in mano a loro e oltretutto la maggioranza dei tragitti fondamentali di questa rotta dall'Oriente verso l'Europa erano politicamente sotto il controllo dei turchi, materialmente, e dei persiani. Si crea una situazione in cui i portoghesi non vogliono sottostare a questa logica di appunto avere la via verso l'Oriente che è sotto il controllo da una parte dei musulmani e dall'altra insomma dei veneziani che la fanno da padroni. Cercano, come tutti abbiamo studiato a scuola, un'altra strada. Cercano un'altra strada per i commerci verso le Indie e sappiamo che nel 1487 noi abbiamo Bartolomeo Diaz che partendo dal Portogallo riesce a raggiungere e a doppiare il Capo di Buona Speranza. Una nuova rotta è aperta. A distanza di nemmeno troppi anni c'è un italiano che vuole scoprire una rotta diretta che dall'Occidente faccia il giro per arrivare all'Oriente, che poi insomma la Terra, come tutti sappiamo, è un globo, per cui girandosi attorno, insomma, anche l'idea di Oriente e Occidente in una sfera, capite che passano un po', sono un pochino relative. Comunque, Cristoforo Colombo è convinto che attraversando l'Oceano Atlantico si arrivi direttamente nelle Indie, quelle che erano chiamate le Indie. Non sapeva che in mezzo c'era un continente che non era conosciuto, ma il suo obiettivo era quello. E come tutti sappiamo, nel 1492 lui è convinto di arrivare nelle Indie, in realtà arriva in un pezzettino di quel continente che poi è stato denominato l'America, le Americhe. Subito dopo, nel 1498, noi abbiamo Vasco da Gama che non solo, sempre un navigatore portoghese, che non solo riesce a superare il Capo di Buona Speranza come aveva fatto 10 anni prima Bartolomeo Diaz, ma riesce ad arrivare anche a Calicut, riesce ad arrivare in India, per cui ormai la rotta verso le Indie è aperta e si è capito quale bisognava seguire. Sono partiti i portoghesi e hanno trovato una strada girando attorno all'Africa. Gli spagnoli rilanciano con Cristoforo Colombo, poi i portoghesi possiamo dire che si erano effettivamente un po' pentiti perché loro avevano creduto molto sulla rotta seguendo l'Africa. Per non restare secondi, c'è stata questa spedizione appunto di Vasco da Gama che ha avuto successo. E non è corretto dire che l'economia veneziana sia crollata dall'oggi al domani per via della scoperta di una nuova rotta verso le Indie e poi perché ci si è resi conto che insomma gli spagnoli potevano diventare padroni di un continente tutto da esplorare. È stato un percorso graduale. Quello che è certo è che nel giro di pochi anni i veneziani, come anche tutti gli altri abitanti del continente europeo, si sono resi conto che il mondo era molto più grande di quello che si era pensato sino ad allora. Per cui con il tempo ci sarà uno sbilanciamento degli equilibri, o meglio, ci saranno dei nuovi equilibri. Questo è uno di quelle casualità, di quegli eventi della storia che da un lato determinano la fortuna di qualcuno e la sfortuna di qualcun altro. È stata la fortuna del mondo ispanico, delle potenze iberiche, la grande crescita della Spagna, del Portogallo,
dall'altra è stato l'inizio dell'affossamento della potenza veneziana, che fino ad allora era stata egemone nei commerci con l'Oriente, aveva una posizione fortunatissima per quelle che erano le rotte dell'epoca. L'Adriatico come una specie di autostrada, un corridoio che uno lo percorre e arriva diretto a Costantinopoli, arriva nei porti principali in cui si ricevono appunto queste merci che arrivavano da tanto lontano. Poi c'è un altro fatto simpatico da citare, cioè che uno storico veneziano vissuto tra il 700 e l'800, Marin, che ha scritto una storia del commercio civile dei veneziani, una storia commerciale della Repubblica Veneta, dice che alla fine del Settecento, Francesco Pesaro, che era un importante politico veneziano, quello che aveva detto all'ultimo doge a Lodovico Manin, prendi il corno, togli il corno e va a Zara, cioè creiamo un governo provvisorio a Zara, resistiamo contro gli attacchi dei francesi, prima o poi verrà restaurata la Serenissima, poi così non è stato. Comunque Francesco Pesaro, oltre che politico, questo nobiluomo veneziano era anche uno studioso di letteratura, di cultura, del resto lui era stato provveditore degli studi a Padova e frequentava le biblioteche e gli archivi in cerca di documenti antichi. E Marin nel suo libro dice che Francesco Pesaro diceva in giro di aver trovato i documenti che provavano che Cristoforo Colombo, prima di andare dagli spagnoli, dopo essere stato dai portoghesi, era stato anche dai veneziani a dirgli: ma potreste finanziare una spedizione? Io ho questa idea di raggiungere le Indie navigando non verso meridione, ma sempre verso occidente per arrivare nell'Oriente. E i veneziani, come sappiamo, insomma, non gli hanno dato ascolto. In realtà diversi studiosi hanno provato a cercare questi documenti. Marin riporta la voce così. Francesco Pesaro non ha lasciato un saggio che parli di questo documento. Qui abbiamo anche Corrado Reschigliani che mi ospita e che lo ringrazio e che lo saluto. Corrado mi ha raccontato una volta che frequentando Alvise Zorzi, anche Alvise Zorzi, un grande studioso della Repubblica Veneta, aveva passato diverse giornate, evidentemente, nell'archivio di Stato di Venezia cercando questi documenti, però anche lui non li ha mai trovati. O meglio, Alvise Zorzi aveva la certezza che Cristoforo Colombo a Venezia c'era passato, però i documenti di questa sua richiesta, di questa sua proposta al governo veneto, al Senato veneto, non è mai riuscito a trovare nemmeno lui. Per cui rimane questo grande punto di domanda: bisogna capire un po' questi documenti che fine abbiano fatto. E del resto sappiamo che in archivio di Stato a Venezia ci sono chilometri e chilometri e chilometri di documenti non ancora inventariati, per cui non possono ancora essere consultati. Chissà se prima o poi verranno fuori, se quella storia era vera o se era una storia del Marin, se era una storia del Pesaro, chissà. Comunque, finisce il 400 e la situazione è questa. La Spagna e il Portogallo si avviano a diventare delle potenze grandissime e la Repubblica Veneta che cosa fa? Il tentativo della Repubblica Veneta è quello di espandersi ulteriormente nella terraferma. Già durante il 400 i veneziani avevano consolidato degli ampi domini in terraferma, cercano di fare di più. Il sogno dei veneziani sarebbe quello di avere la signoria dell'Italia. Sappiamo però che nel 1509 arriva la sconfitta di Agnadello, i veneziani rischiano di perdere completamente tutto, almeno in terraferma. Poi alla fin fine si chiude questa serie di conflitti con il 1516 e diciamo che i veneziani salvano capre cavoli, nel senso che i domini dall'altra parte del mare, cioè lo Stato da Mar, non era stato toccato, i domini di terraferma, quindi lo Stato da terra, caspita, sì, rischiavano di perderlo, però lo hanno riconquistato, hanno dovuto rinunciare ai porti pugliesi, i possedimenti nelle Romagne. Hanno dovuto cedere dei territori al Tirolo, hanno dovuto cedere dei territori anche sul confine orientale all'Austria, però alla fin fine la maggior parte dei territori, dell'assetto territoriale, la Serenissima l'ha mantenuto. Tra i nemici che avevano attaccato la Repubblica Veneta nel 1509, gli artefici di questo tentativo di spazzare via la Repubblica,
c'erano praticamente buona parte delle potenze europee, tra questi c'erano anche gli spagnoli. Noi abbiamo avuto eserciti spagnoli nella Bassa Padovana, sui Colli Euganei, che saccheggiavano i paesi, insomma, quindi una presenza spagnola di certo non amichevole in territorio veneto c'è stata. Infatti c'è quella famosa leggenda che sui Colli Euganei ci sia nascosto un tesoro degli spagnoli visibile solo nella notte del Venerdì Santo. Ma è una di quelle storie popolari. Comunque effettivamente dei soldati spagnoli erano passati. Comunque nel 500 a un certo punto i rapporti si sistemano, la Repubblica però ha timore degli spagnoli, nel senso che gli spagnoli con i loro domini italici praticamente circondano la Serenissima, ci sono spagnoli tutto attorno. La Repubblica non cercherà più di crescere sulla terraferma perché si è visto come è andato a finire. Gli spagnoli vanno tenuti sotto controllo, quindi noi abbiamo tutti i rapporti di una serie di diplomatici e anche di spie vere e proprie veneziane presenti nei territori spagnoli che mandano dei rapporti a casa. E gli dicono, sì, guardate che la Spagna è una grande potenza, ha territori nelle Americhe, un pezzo di Asia, ha tentato l'espansione anche sulle città della costa africana, però guardate che per gli spagnoli muovere, per esempio, dei soldati da un territorio all'altro può essere un'impresa. E poi la Spagna non è particolarmente popolata, per cui a volte ci sembra anche che, insomma, i veneziani abbiano l'ottimismo o la consapevolezza nelle loro forze per dire con la Spagna possiamo competere. Con la Spagna possiamo competere e, insomma, possiamo tenere botta anche in questo secolo, e il 500 è stato il secolo d'oro delle Spagne, il secolo d'oro dell'impero ispanico. Poi nel 500 noi abbiamo anche Tiziano, che è il pittore di Carlo V d'Asburgo, per cui i legami sono anche artistici, va bene? Bisognerebbe parlare anche di tutti i legami letterari tra Venezia e la Spagna, nel senso che noi abbiamo tutta una serie di racconti, per esempio, di pellegrini spagnoli che devono andare in Terra Santa, passano per Venezia e ci lasciano delle testimonianze molto interessanti. Comunque nel 500 noi abbiamo anche il momento di maggior vicinanza tra Venezia e la Spagna, che si ha con la battaglia di Lepanto. Allora, quando si parla della battaglia di Lepanto, noi tutti sappiamo che c'è la versione degli spagnoli e la versione dei veneziani, no? E certe volte, sentendo parlare degli spagnoli, sembra che ignorino il fatto che buona parte della flotta fosse fatta da navi venete. E altre volte, parlando con i veneziani o con i veneti in generale, insomma, c'è un po' l'impressione che i veneziani siano gli unici artefici della vittoria. La verità sta nel mezzo, è stata una vittoria della cristianità. E poi c'è il punto di vista degli storici militari che dicono è una vittoria che non ha portato a nulla. Allora, dal punto di vista delle conquiste territoriali, della politica, può darsi che sia stata effettivamente una vittoria che poteva portare a dei risultati maggiori, ma che non è stata sfruttata. Questo è chiaro. Quello che però a volte gli storici di impostazione militare fanno è dimenticare quell'importanza ideologica che la battaglia di Lepanto nel 1571 e negli anni successivi ha avuto per tutta la cristianità. Cioè l'ondata di ottimismo, di spirito di rivalsa è stata grandissima, c'era la consapevolezza che i turchi si potevano sconfiggere, i turchi si potevano tenere sotto controllo e che un'altra crociata forse era ancora possibile. Questo si nota anche nella letteratura, sia da parte veneziana che da parte spagnola, che anche da parte, diciamo, napoletana, che comunque l'Italia meridionale, c'era cioè il Regno di Napoli, il Regno di Sicilia, che di fatto erano regni che avevano lo stesso re della Spagna, cioè c'era un'unione dinastica, facevano parte anche loro della Federazione Storica delle Spagne. Ecco, sia nella letteratura veneziana di quell'epoca che in quella spagnola noi troviamo degli elogi reciproci, per cui troviamo la letteratura veneziana che parla bene della Spagna, troviamo in Spagna degli scrittori che scrivono anche degli elogi del governo veneziano, ed è un fatto molto interessante. C'è da dire però che un po' alla volta, diciamo che quel entusiasmo, quella vicinanza, quell'amicizia che per un certo periodo dura con Lepanto va a diminuire, e il 600 è di nuovo un secolo di scontri. A Venezia c'era un importante luogo legato alla Spagna, magari tanti di noi ci passano anche oggi ma non ci pensiamo, e proprio per questo ho pensato a un itinerario turistico che cerchi di valorizzare anche questo passato storico dei luoghi di Venezia. L'Ista di Spagna era l'ambasciata spagnola a Venezia,
Per cui diciamo che il selciato davanti alla sede dell'ambasciata godeva di extraterritorialità, c'era una situazione particolare. L'Ista di Spagna durante il 600 si trova a essere un luogo di incontro praticamente di spie, di presunti complotti, di presunte congiure, per cui noi abbiamo spie veneziane che cercano di carpire informazioni. Ma pare anche, insomma, politici spagnoli che sono lì, ambasciatori spagnoli che pagano delle spie per raccogliere informazioni a Venezia. Perché sì, la situazione è che sembra che dei tentativi per mettere in difficoltà i veneziani da parte spagnola ci siano. I veneziani compiono, attraverso gli anni e decenni, diversi arresti, diverse indagini e questa ambasciata spagnola è sorvegliatissima. Il caso più famoso che c'è stato, anche se in realtà non è stato l'unico, di presunta congiura, si ha nel 1618 con la congiura di Bedmar. Bedmar era l'ambasciatore ispanico a Venezia. I veneziani arrestano dei mercenari stranieri perché c'è il sospetto che stiano organizzando un colpo di Stato. Qualcuno all'ultimo ha parlato perché, se no, altrimenti chissà cosa sarebbe successo. Gli spagnoli avrebbero preso possesso di Venezia, dei territori della Repubblica Veneta, che in buona sostanza erano praticamente circondati, di già per la situazione geopolitica che c'era, per cui veramente il timore sembra che fosse quello che gli spagnoli facessero un colpo di Stato e Venezia diventasse praticamente un ducato legato alla Spagna, magari con una situazione di semi-indipendenza, però legato all'impero ispanico, e poi chissà come sarebbe andata la storia. Anche lì dipende perché sì, c'è la storiografia veneziana che dice che è stato un tentativo di colpo di Stato, però per esempio c'è una parte degli storici spagnoli, non senza delle prove, non senza delle riflessioni anche valide, che dicono no, non è stata una congiura degli spagnoli, è stata una congiura che i veneziani si sono inventati per dividere la Spagna e Napoli, per dividere Napoli dalla Spagna, cioè una congiura che i veneziani hanno organizzato per rafforzare il loro potere esterno e anche quello interno, perché la popolazione veneziana in questi momenti di forte tensione, in cui c'era il timore che gli spagnoli organizzassero un colpo di Stato, era molto legata al governo. Cioè, noi abbiamo casi di addirittura di pescherecci avvistati a distanza male che vengono scambiati per una flotta spagnola, per cui ci sono i pescatori da Chioggia, i pescatori veneziani che avvertono la polizia, avvertono le guardie che difendono i porti del Lido. E i porti, insomma, che chiudono la laguna, guardate che stanno arrivando delle navi spagnole. Poi in realtà non era niente vero, però effettivamente forse la presenza di un nemico esterno ha rafforzato, diciamo, la coesione interna e forse poteva essere una risorsa anche per i veneziani per rompere questo accerchiamento. Comunque, in realtà, durante il 600, al di là di queste tensioni, dei legami anche positivi, diciamo, ci sono stati, insomma, i commerci sono continuati. Spostamenti anche di artisti. È interessante anche il fatto, per esempio, che nel 1646 una casata di origine catalana, Ilavia, sono stati, diciamo, adottati dal patriziato spagnolo, dal patriziato, scusatemi, veneziano, sono riusciti a farsi accettare, accogliere nel patriziato veneto. Loro erano dei commercianti, dei grandi mercanti, e sappiamo che a Venezia c'è Palazzo Ilavia, no? Che oggi è la sede della RAI, non è facile da visitare. Però è un palazzo che ha tante storie interessanti legate ai rapporti appunto con il mondo ispanico, per cui sarebbe anche simpatico se una guida con delle buone capacità, insomma, di raccontare si soffermasse anche su questo luogo. Questa sarebbe un'altra tappa di questo percorso che ho immaginato. Arriviamo al 700. Il 700 è un'epoca in cui in realtà i rapporti tra i veneziani e gli spagnoli migliorano. Perché? Perché la Spagna si sta indebolendo. La potenza spagnola ha dissipato tantissime energie nella guerra contro tutti i nemici della cristianità. La Spagna ha speso nei secoli una grande quantità di denaro per fare praticamente una crociata globale, per combattere contro i musulmani, contro i protestanti, anche contro gli altri nemici, va bene, anche contro i francesi. Poi ci sono stati anche i contrasti con i veneziani. Alla fin fine, la Spagna non è più quella di una volta. Sto facendo una sintesi un po' brutale, per carità. E che cosa succede? La Spagna si è indebolita e paradossalmente i rapporti diventano positivi perché la Spagna non fa più paura. Per cui anche l'Ista di Spagna, alla fine, non è più quell'ambasciata super controllata dalle spie veneziane. Si vive un'atmosfera tranquilla.
C'è addirittura con un ambasciatore spagnolo un rinnovo anche degli arredi interni. Vista di Spagna viene aperta anche a delle feste, a dei ricevimenti. L'ambasciatore spagnolo acquista anche un palazzo a Mestre. L'atmosfera è molto più rilassata, molto più tranquilla. E nel Settecento, per carità, raccontare tutto è anche un po' difficile, però anche qui abbiamo degli scambi importanti. No? Noi abbiamo Tiepolo. Qui abbiamo dal punto di vista della storia dell'arte degli scambi tra Venezia e la Spagna, questi pittori veneziani che vanno a lavorare in Spagna, prendono delle importanti commissioni. Poi dal punto di vista della letteratura, della storia, uno degli storici veneziani, secondo me più importanti del secondo Settecento, che è stato Cristoforo Tentori, lui era un oriundo di Campo San Piero, cioè i suoi genitori erano veneti, sudditi della Repubblica, ma lui è cresciuto in Spagna. Lui era della Compagnia di Gesù, era un gesuita della diocesi di Utrera. Nel momento in cui i gesuiti vengono mandati via dalla Spagna, lui torna praticamente nel paese dei suoi avi, va a Venezia e scrive delle opere storiche importantissime. Oltretutto, lui ha scritto anche una storia molto importante della caduta della Repubblica Veneta, che è la raccolta cronologico-ragionata di documenti. Sto sintetizzando il titolo, che raccontano la rivoluzione e la caduta della Repubblica Veneta. Non è il titolo esatto, ma diciamo che ho cercato di condensare, che è un'opera importantissima perché sono trascritti anche dei documenti che poi sono andati persi ed è già un'opera che è scritta a pochi anni di distanza dalla caduta della Repubblica Veneta, 2 anni di distanza praticamente. La prima edizione è del 1799, non vorrei sbagliarmi, ma in quest'opera c'è già una riflessione su tutta quella serie di congiure interne che hanno portato alla caduta della Repubblica Veneta, al di là della spinta esterna, del trauma esterno, ovviamente dell'aggressione delle truppe napoleoniche. E poi un altro aspetto importante dei legami tra la Spagna e Venezia nel Settecento, che spesso noi non lo citiamo, è Carlo Gozzi. Carlo Gozzi, che spesso a scuola noi lo citiamo perché Goldoni, grande riformatore del teatro, noi parliamo di Goldoni e citiamo il nemico di Goldoni, almeno 2 paroline su Carlo Gozzi vengono dette, però di solito rimane lì, almeno tra i banchi di scuola. In realtà Carlo Gozzi non solo non si riduce a essere nemico di Goldoni, nel senso che è una personalità che dal punto di vista artistico ha comunque delle doti innegabili, una vasta produzione. E oltretutto non è un semplice conservatore. Carlo Gozzi, anche per il teatro, al di là di questa sua difesa strenua della commedia dell'arte, è comunque stato un innovatore. Perché apparentemente uno dice: sì, sembra che faccia 2 passi indietro, ma è come se avesse preso la rincorsa e fosse saltato in avanti. Cioè, quello che porta Carlo Gozzi con il suo teatro, con la sua scrittura, è comunque qualcosa di nuovo, di innovativo. È stato un innovatore anche Carlo Gozzi, anche se noi lo ricordiamo principalmente per un'opera sua, No Turandot, che ha avuto una grande fortuna con le reinterpretazioni, la reinterpretazione che è stata fatta, ma insomma non serve nemmeno che mi soffermi. Carlo Gozzi era, diciamo, un appassionato di letteratura spagnola, lui non aveva una grande conoscenza della lingua spagnola, va bene? Uno spagnolo forse un po' zoppicante, per cui le sue non sono traduzioni. Lui prendeva delle opere del teatro spagnolo, soprattutto del secolo d'oro, bene del 500 ma anche del 600, prendeva gli autori classici spagnoli e li usava come ispirazione per proporre delle storie che seguissero quella linea praticamente. E anche questo è un aspetto interessante che ho cercato di valorizzare in un capitolo del mio libro. Che altro dire? Quindi i legami sono molti per il Settecento, ma non si fermano nemmeno con la caduta della Repubblica Veneta, perché poi nell'Ottocento noi abbiamo Venezia, che soprattutto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che diventa una centrale, potremmo dire, della vita politica spagnola. Nel senso che in Spagna si apre una contesa dinastica. Ferdinando VII viola la legge di successione tradizionale ispanica, nel senso che nella tradizione spagnola della monarchia ispanica c'è la legge di successione semisalica, cioè la successione dovrebbe passare all'erede maschio più vicino al re, se non c'è nessun erede maschio papabile, si passa alle femmine, ma solo in quel caso. Re Ferdinando VII passa la successione a sua figlia, che è Isabella, che è la niña, la bambina, per cui ha bisogno di avere
alle sue spalle per un certo periodo la madre, Cristina, che è la reggente per un certo periodo. Però Ferdinando VII ha un fratello, questo fratello è Carlo. Carlo non vuole rinunciare ai suoi diritti perché lui dovrebbe diventare re. Ma non è solo una contesa all'interno della famiglia, è una contesa, che riguarda anche la politica, cioè c'è uno scontro tra due visioni diverse del mondo spagnolo. Da una parte abbiamo i sostenitori della bambina, della niña, che vorrebbero una Spagna che si approcciasse, insomma, diciamo alla modernità, assorbisse i principi liberali, diventasse una monarchia centralizzata. Dall'altro abbiamo Don Carlos che si pone come paladino della tradizione, per cui lui vuole una monarchia forale, la Spagna che rimanga sul solco della sua tradizione giuridica, quindi il rispetto delle autonomie locali, dei fueros spagnoli, bene, il rispetto dei corpi intermedi. E la monarchia tradizionale in cui il potere della monarchia e del re è mediato dai corpi intermedi, quindi non una monarchia assoluta, ma una monarchia tradizionale in cui comunque il potere del re viene limitato da tutta una serie di altri poteri, però una monarchia che sia nel rispetto della tradizione spagnola. Per cui a un certo punto, con la morte del re, si apre la questione della successione e nel 1833 inizia una guerra che è la guerra carlista in Spagna, perché da una parte abbiamo i cristini o gli isabellini, va bene, i sostenitori del liberalismo, e dall'altra abbiamo i sostenitori di Don Carlos che dice: io non voglio andare contro la mia famiglia, ma non voglio rinunciare ai miei diritti, per cui io sono Carlo V di Borbone, re di Spagna, re legittimo. E dalla sua parte ci sono i carlisti che sono coloro che sono antiliberali, ma coloro anche che stanno dalla parte della difesa delle autonomie storiche, delle libertà tradizionali delle regioni della Spagna, dei municipi della Spagna. Quindi Don Carlos ottiene forte sostegno, per esempio, in Catalogna, nei Paesi Baschi, in Galizia, in tutte zone della Spagna che sono molto legate ai loro fueros, alle loro leggi, ai loro costumi. E non vogliono cedere un punto, non vogliono rinunciare. Don Carlos nel 41 però viene sconfitto. La prima guerra carlista si chiude definitivamente con la sconfitta. Gli ultimi carlisti, diciamo, che erano sul campo di battaglia, sono costretti o ad arrendersi o addirittura a scappare oltre il confine francese nel 41. Però il carlismo non finisce, ha una linea lunga e è il movimento politico ancora esistente più antico probabilmente nella storia delle dottrine politiche. Con la prima guerra carlista non si estingue il movimento. Don Carlos è costretto a scappare oltre confine, per un periodo sta anche a Venezia, a Carezzonico, Venezia che ormai è Lombardo-Veneto, per cui è protetto dalla Casa d'Austria, arriva nel 47, nel 48 c'è la rivoluzione, lui deve scappare a Trieste, ma non è stato l'unico re carlista a restare a Venezia. Nel senso che dopo di lui c'è una seconda guerra carlista e c'è una terza guerra carlista combattuta da suo nipote che come numerale ha il 7, è Carlo VII, va bene? Anche questa è una guerra molto intensa. Ci sono i carlisti che sembra che stiano per vincere, alla fine non ce la fanno. Vengono sconfitti, la guerra inizia nel 1872, finisce nel 1876. Carlo VII, come il suo antenato, è costretto a scappare oltre confine, è costretto a rifugiarsi in Francia. Lui giura: ritornerò, e ha sempre coltivato questo desiderio di fare un'altra guerra, di ritornare al potere, anche se non c'è mai riuscito. La Francia lo espelle a un certo punto perché comunque lui continua a guidare i suoi sostenitori in Spagna, e quindi succede che Carlo VII a un certo punto decide di andare a vivere in un palazzo della sua famiglia sul Canal Grande, a Palazzo Loredan, che oggi è la sede del Museo Cini, per capirsi, no? A Palazzo Loredan, Don Carlos rimane dal 1882 stabilmente, cioè ci abita stabilmente per buona parte dell'anno, dal 1882 al 1809. Anche prima c'era abitato, ma il periodo, diciamo, di maggiore intensità è questo. E qui lui crea veramente un mausoleo delle guerre carliste. Quindi ci sono gli oggetti, i manufatti, le bandiere, non solo della guerra che ha combattuto lui, la terza, ma anche della seconda e della prima. E li raccoglie tutti in questo salone delle bandiere,
in queste stanze di questo palazzo che ospitavano, perché ormai questi reperti non ci sono più, ahi noi in gran parte sono andati dispersi, busti, armi, bandiere, dipinti, manufatti bellici, c'è veramente di tutto. E poi c'è anche una collezione di oggetti d'arte orientale, perché lui è un viaggiatore, un appassionato di arte. Per cui è veramente un patrimonio incredibile. E in questo testo io ho ripubblicato anche un testo dei primi del Novecento che è praticamente una piccola guida per i carlisti che dalla Spagna partivano per andare a visitare Don Carlos a Palazzo Loredana. E ci sono le fotografie originali che ho ripubblicato di quelle stanze meravigliose. Don Carlos è morto a Varese nel 1909, 18 luglio 1909, e dopo la sua morte, ahi noi, la sua seconda moglie, Berta de Rohan, si è indebitata, prima ha ceduto il palazzo, ha ceduto Palazzo Loredana che è stato acquistato dai Cini, dalla famiglia Cini, ed è ancora dalla famiglia Cini, che poi hanno fatto un museo con tutti gli altri oggetti però. Gli oggetti, prima lei se li porta dietro, va a vivere all'Hotel Excelsior del Lido, che c'era già, quello legato alla mostra del cinema, no? Che di solito le celebrità vengono ospitate lì. Lei prima si porta tutto in hotel, ma un po' alla volta, attraverso gli anni, vende tutto un po' alla volta, e poi ci sono state anche tutta una serie di difficoltà per la famiglia perché tanti investimenti che la famiglia avevano fatto erano legati all'Austria. 1909, capite che siamo poco distanti dalla Prima Guerra Mondiale, la Prima Guerra Mondiale gli austriaci l'hanno persa, per cui il colpo per l'economia della famiglia è stato pesante e i manufatti sono stati persi. Solo una parte è conservata in dei musei in Spagna, tanti sono probabilmente in collezioni private o ahi noi sono andati irrimediabilmente perduti. Comunque, in realtà, la storia dei rapporti tra la Spagna e Venezia è proseguita anche con altre personalità ispaniche che sono vissute in città, di cui ho raccontato la storia nel mio libro. E insomma, i luoghi che collegano i due mondi ci sono. Ci sono magari anche tanti studenti spagnoli o da altre parti del mondo ispanico che vengono a studiare a Ca' Foscari e tutte queste cose non le sanno, per cui ho pensato anche a loro, ho pensato di rivolgermi a loro. E ci sono magari tanti veneti che visitano Venezia e di questi musei non sanno nulla di questi palazzi, non conoscono la storia. Poi c'è da dire che a Venezia c'è anche un museo di arte orientale che raccoglie la maggior parte della collezione di oggetti, di manufatti di arte orientale, indonesiani, cinesi, giapponesi, di un parente di Carlo VII, del conte di Bardi, che era stato un grande collezionista, un grande viaggiatore, ancora di più di Carlo VII, perché se Carlo VII a Palazzo Loredana aveva solo una stanzetta, questo aveva una collezione immensa. E anche questi manufatti, c'è stata la questione del passaggio, praticamente questa collezione è diventata una preda di guerra per lo Stato italiano dopo la Prima Guerra Mondiale, il conte di Bardi era già morto, e oggi sono conservati in questo museo, però è un fatto molto interessante, pochi ci pensano, insomma, il conte di Bardi aveva partecipato anche alla Terza Guerra Carlista, noi abbiamo i diari dei suoi viaggi, della sua vita, che nessuno ha ancora trascritto, per cui sarebbe interessante mettersi. Io non li ho ancora visionati, mi hanno detto che la maggior parte, cioè questo materiale è scritto in italiano, in lingua italiana, per cui sarebbe anche facile, non c'è nemmeno la necessità di tradurlo e sarebbe una bella avventura. Ecco, il mio obiettivo quindi sarebbe questa idea di turismo, un turismo diverso. C'è da dire che alcuni anni fa io avevo ripubblicato anche un altro testo legato alla Spagna, che è un dramma storico, un testo teatrale del 1900 che è stato scritto da questo scrittore, Giovanni Martini di Marostica. Lui è uno studente che di fatto non si è mai laureato perché è morto molto giovane, poveretto. Giovanni Martini racconta praticamente una storia, un dramma storico che è ambientato al tempo della Prima Guerra Carlista. E nel 1900 Don Carlos abitava a Palazzo Loredana, per cui è interessante chiedersi. Io non sono riuscito a scoprirlo perché, ahi noi, ci sono i discendenti di Giovanni Martini, ma i documenti di famiglia con le due guerre mondiali e i bombardamenti sono andati persi. Però sarebbe interessante cercare di capire se questo Giovanni Martini
È entrato direttamente in contatto con Carlo VII a Palazzo Loredano, se magari quest'opera gli è stata commissionata, chi lo sa. Comunque anche questo è un aspetto del Teatro Veneto del Novecento, del primissimo Novecento, del 1900 spaccato, dei legami tra il Teatro Veneto e la Spagna. Oltretutto è un testo teatrale molto bello, un unicum secondo me nella storia del Teatro Veneto del Novecento, è molto ben fatto, delle scene anche di battaglie, di duelli, di scontri molto avvincenti, molto appassionanti. Vi ringrazio per la vostra attenzione, questa era la storia che ho cercato di raccontarvi, di rievocare, e grazie di cuore. Io ringrazio per l'ospitalità ancora una volta Corrado Reschigliana, che era responsabile del gruppo di studio Giuseppe Sacchetti e che era dedicato, appunto, intitolato a questo grande giornalista cattolico intransigente. Vi anticipo già che anche Giuseppe Sacchetti, questo giornalista padovano, questo polemista del cattolicesimo intransigente legato all'opera dei congressi e a tutto il movimento dell'intransigentismo veneto, anche lui ha un legame importante con la Spagna. Io sto lavorando a un articolo per la rivista Storia Veneta che dovrebbe essere pubblicato più avanti, sto correggendo anche le bozze di un libro che parla anche di Giuseppe Sacchetti e dei suoi legami con il carlismo, perché anche Sacchetti è stato un sostenitore del carlismo spagnolo. E spero magari di, insomma, riaggiornarci con Corrado e di presentarlo qui. Ecco, così ci ricolleghiamo anche alla vecchia attività del gruppo di studi di cui Corrado era membro e, insomma, anche parte attiva rappresentante. Grazie Corrado e grazie a voi tutti per essere venuti qui. Grazie di cuore.